è che lo stai stigando, quindi sembra che ce ne sia di più. In realtà va bene. Del Livorno, eh? Qui ci sono dei bambini che sanno tutti i cori degli Ultras, questo è grazie al lavoro di quei ragazzi che hanno fatto proselitismo con le nuove generazioni di livornesi che sentono la maglia. Loro sono anche dei privilegiati perché praticamente hanno conosciuto solo Livorno in Serie A e in Serie B, mentre noi insomma, abbiamo perso i capelli sui campi di periferia. Ora dovrei chiamare i ragazzi, però non so quanto hanno speso di questi fuochi, non finiscono mai. Ecco, l'inno ci sta bene, l'inno ci sta bene. Io adesso vorrei chiamare qua. Mister, a lei. Beh, ringraziamo veramente tutti i ragazzi della Curva Nord per quello che hanno fatto, più tutti gli altri partecipanti che siete venuti qua numerosi a darci il benvenuto. Io ho scelto, a me non interessa più, non voglio più sentire situazioni o chi deve arrivare e chi non deve arrivare. Io penso solo a lavorare insieme a questi ragazzi qua, perché ormai abbiamo sposato una causa e per quella andiamo avanti. Grazie a tutti, veramente buona serata, complimenti. Due parole, Bruno. Allora, prima cosa voglio ringraziare Livorno, la squadra, il mister, che quest'anno ha dimostrato un attaccamento costante alla città e alla maglia in particolare. Poi volevo precisare, sì, c'è la presentazione Livorno, però è dentro una festa della curva. Noi siamo super contenti di che la squadra abbia partecipato alla grande con noi in mezzo alla nostra gente. Però vorrei anche sottolineare
i valori della festa, che praticamente sono quelli di cercare di riportare un senso di appartenenza fra la persona, fra il livornese e la città, un legame importante che negli ultimi anni secondo noi si è un po' tralasciato. Non per questo abbiamo cercato di tirar su, diciamo, le nuove generazioni con il cappetto di calcetto, con le magliette che abbiamo regalato al mercato centrale ai bambini. È una cosa importante, come tutti sanno ormai da anni, anche in passato puntiamo tanto al sociale per gente che è bisognosa. Con l'associazione e con la centro di raccolta bestiario, che oltre al calcio, che è una cosa positiva. Ti giuro amore, un giorno ti ci porto a sentire te mate, boia te mate, guarda lo te mate, la notte copia di me. Te mate, boia te mate, diciamo invece te, ma se ti fa male. E questo non si dice in sinagoga, non lo dice Don Abbondio con la toga, non lo canta la tribù degli Zulu, non è Zappa delle streghe nel voodoo. Ma sei qua nella città che io amo tanto, per la col cuore di con amaranto, se giri per le strade del mercato, hai visto amore e poi ti c'ho portato. Sì. Qualunque cultura o religione, vieni a Livorno, ti ci trovi bene.